Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Sono contentissima di potervi salutare di nuovo. Se potessi vi abbraccerei tutti uno per uno. Ogni anno mi prometto che durante l'estate mi impegno a fare video e poi alla fine, tra una cosa e l'altra, non riesco mai. È stata un'estate bellissima, spesso vi ho portato con me, spesso vi ho chiesto se volevate un video riguardo i posti che andavamo e ogni volta mi dicevate di sì, solo che io ogni volta iniziavo a filmare, però poi non finivo mai il video perché ero proprio immersa nelle mie vacanze, nei miei viaggi, nei posti che visitavo e quindi insomma vi ho trascurato un pochino, mi dispiace. O anche quest'anno non mi resta che chiedervi scusa per avervi abbandonato per così tanto tempo. E niente, andiamo con il video che ho pensato per oggi. Oggi ho pensato di suggerirvi dei consigli che vi aiuteranno ad avere sempre la pelle, perfetta, bella, pulita, liscia, insomma, una pelle da invidia, da far invidia. E come vi dico anche altre volte, sono probabilmente consigli che avete già sentito, ma spesso comunque per pigrizia o per mancanza di tempo o per motivi strani si tende a non seguirli e quindi è bene ricordarli. Prima però lasciate un like se vi piace la tipologia di video in cui vi do dei consigli, lasciatemi scritto nei commenti quale vorreste vedere come prossimo video? Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e se attivate la campanellina riuscirete a rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video, grazie appunto alle notifiche. Io vado a prendere la mia agenda dove appunto mi sono segnata tutte le 10 regole, consigli, insomma, per avere sempre una pelle bellissima, così non me ne dimentico neanche una. E cercherò come sempre di essere breve e più concisa possibile perché già i punti secondo me sono molto chiari e quindi insomma credo che non abbiano bisogno di molte spiegazioni. Come regola numero 1, ricordatevi sempre di pulire il viso. Anche quando arrivate stanchi, anche quando arrivate tardi, pulitelo. Struccatevi se vi siete truccati oppure passate un semplice panno con acqua micellare se la vostra pelle è già pulita. E questo è uno dei punti forse più difficili, diciamo, da seguire, soprattutto quando si arriva a casa stanchi o tardi, però bisogna farlo lo stesso. Se proprio la coccola, la dedica di struccarvi e di detergere il viso, di pulirlo per una decina di minuti vi scoccia, utilizzate le salviettine multiuso con l'acqua micellare e con il tonico e le potete vedere già alcune ricette sul mio canale, ma se volete ve ne mostro anche delle altre perché quest'estate ne ho sperimentate tante proprio perché voglia di struccarmi zero. Bevete regolarmente durante tutto il giorno, bevete tutta la quantità di acqua che dovreste assumere giornalmente e di questo vi ho sempre detto e continuerò a ripetere, non so in quanti video, probabilmente ormai vi ho scassato. Comunque, bere non fa bene a tutto il corpo, quindi pelle, capelli, la mente e qualsiasi parte del nostro corpo ha bisogno di acqua, quindi diamogliela e la pelle secondo me è uno di quelli che ha l'effetto più immediato, quindi l'acqua oltre che a idratarci ci purifica, quindi usiamola. Come terzo punto vi consiglio di evitare gli ingredienti dannosi nei vostri prodotti di bellezza. Questo ormai penso che l'abbiate capito, che io cerco sempre i prodotti migliori, i prodotti più naturali, quelli che contengono ingredienti migliori rispetto ad altri. Ovviamente anche a me capita di utilizzare, diciamo, i prodotti convenzionali, non sono banditi, quindi si può capitare, ma comunque cerco sempre di preferire quelli naturali a tutti gli altri. Consiglio numero 4: applicate regolarmente i prodotti per la cura della pelle. Non pensate che perché la vostra pelle è già perfetta, non abbia bisogno di prodotti per la cura della pelle. Non è vero, perché prima o poi, la pelle c'è. Prima, trattiamo bene in anticipo e curiamo bene in anticipo la nostra pelle e più rimarrà bella nel tempo e meno saranno anche visibili i segni del tempo poi,
a lungo andare, quindi prima o poi la pelle cederà, tutto dipende da quanto l'abbiamo curata appunto negli anni precedenti, quindi ricordatevi sempre di dedicare del tempo alla vostra pelle. Consiglio numero 5, e questo potrebbe non sembrare tanto un consiglio beauty, però in realtà lo è quello di dormire almeno 7-8 ore al giorno. Questo aiuta tutto il nostro corpo a rigenerarsi, a purificarsi e a affrontare la giornata successiva. E questo vale anche per la pelle, perché anche lei durante la notte si purifica, durante la notte si ricarica e quindi il giorno dopo è pronta per affrontare una nuova giornata. Inoltre, se dormite abbastanza, la pelle risulterà subito più luminosa e più bella. Quindi, anche se effettivamente il sonno potrebbe non sembrare un consiglio di bellezza, in realtà, il viso soprattutto si nota subito, insomma, se, non dormite bene o se dormite poco. Appunto, non solo perché la pelle risulta subito più luminosa, ma anche per esempio, per le borse o le occhiaie. Consiglio numero 6: usate un siero antiossidante. Il siero è proprio un concentrato di carica per la nostra pelle, quindi anche qui non pensate che sia un prodotto inutile, perché se trovate il siero adatto alla vostra tipologia di pelle e al vostro e alla vostra età, gli darete insomma la carica, una marcia in più. Consiglio numero 7, e anche qui è un consiglio poco beauty, ma che ha gli effetti immediati, ed è quello di evitare il più possibile di mangiare il cibo spazzatura, quindi niente patatine, niente hamburger, niente fast food il più possibile. Questo perché ovviamente la nostra pelle è la prima a risentirci, quindi c'è il cibo che purifica e il cibo che invece appesantisce non solo il nostro corpo, ma anche la nostra pelle, che potrebbe, per esempio, risultare subito più lucida. Consiglio numero 8: dedicate almeno una volta alla settimana un po' di tempo al vostro viso applicando una maschera che anche questa deve essere in base alla vostra tipologia di pelle o alle vostre esigenze. Quindi, per chi ha una pelle secca, una maschera nutriente; per chi ha una pelle grassa, una maschera purificante; per chi ha la pelle spenta, una maschera illuminante, e così via, insomma. Consiglio numero 9, e questo si collega un po' a quello di prima: esfogliate la vostra pelle una volta a settimana, anche due se necessario. Questo perché, come vi ripeto sempre in ogni ricetta di scrub praticamente, o comunque ogni volta che mi chiedete dei consigli, la pelle si rinnova. Togliete con l'esfoliazione, si va a togliere la pelle morta, quindi già risulta la pelle più luminosa, e allo stesso tempo si va a nutrire, idratare, a tonificare, insomma, la pelle. E anche con lo scrub, secondo me, l'effetto è visibile immediatamente. Consiglio numero 10: fate attività fisica regolarmente. Anche questo può non sembrare un consiglio beauty, ma come vi dicevo per tutti gli altri consigli poco beauty che vi ho detto oggi, la salute del nostro fisico si ripercuote sulla nostra pelle, sulla pelle, sui capelli e su tutto quanto. E niente, questi sono i miei 10 consigli per avere una pelle sempre bellissima. Se ne avete altri, suggeriteli sotto nei commenti in modo che anche gli altri possano vederli. Ditemi cosa ne pensate. Ricordatevi di lasciare un mi piace al video e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Vi aspetto prestissimo con un nuovo video. Ciao!